Oggi vi narrerò l'incredibile storia di Deum, il coccodrillo di Minecraft, e di come è passato da un iscritto a 1500. Per creare questo video ho riassunto tutte le informazioni del canale YouTube di Deum e della sua storia da quando è iniziato a fare video. Detto questo, vi auguro una buona visione. Tutto inizia nell'11 marzo 2023, quando un semplice ragazzo, che successivamente verrà chiamato Deum, decide di creare un canale YouTube con il principale format Minecraft. Il suo obiettivo era quello di riportare Minecraft ai suoi tempi d'oro, creando una community che successivamente prenderà il nome di Esercito di Pauchi. Così, nel 24 marzo 2023, pubblica il suo primo video intitolato Mil Pops My Minecraft. In questo video gli ricrea gli scenari di Mil Pops in Minecraft con le sue rispettive canzoni di sottofondo come Yum. Il video raggiunge le 282 visual, totalizzando i film iscritti, di cui uno è il sottoscritto, che lo porteranno al successo. Nel passare dei giorni pubblica molti video in cui trasforma anime film in stile Minecraft, ricreando il più possibile il loro contesto visivo. Nel 1 maggio 2023 pubblica il suo primo video di successo, 50 giorni da Minecraft YouTuber. Il video consisteva nel mostrare i risultati che aveva fatto in 50 giorni in cui ha portato video Minecraft. Il video ebbe un enorme successo, tanto da arrivare a 1026 visual, il suo primo grande record. Subito dopo pubblicò il video che sarebbe diventato nel giro di 24 ore il video più visualizzato del canale. Era intitolato La leggenda di Dream. E in poco tempo, raggiungendo la modica cifra di 28.979 visual, un record enorme, tanto che lo portò a fare i due video, la leggenda di Technobed e la leggenda di Luke 4316, ma senza raggiungere il numero di visual del video dedicato a Dream. Da qui in poi cominciò a pubblicare video che fecero un discreto successo, rientrando nelle 303.000 visual. Un giorno inventò una serie innovativa di Minecraft, la Podcraft. Il primo podcast di Minecraft condotto da Deon in persona. In ogni video Deon intervistava l'invitato, facendo anche molti minigiochi divertenti. Il primo invitato era Selopi, per poi invitare anche Jaco. La serie andò bene, ma poteva andare meglio per l'impegno che era costato a Deon per organizzarla. E cominciò a portare sul suo canale dei video meno virali fino ad arrivare all'episodio 1 di Alterra, una serie definita da Deum demenziale, con una trama tutta sua riguardante una bomba pronta ad esplodere da un momento all'altro. La serie era stata creata da Selopi e adesso aveva riunito 25 persone a giocarci. La serie aveva una media di 450 visual al video. Non fu un grande successo, ma era comunque una degna serie con una degna trama. In tutto questo, Deum pubblicò molti short comici e di presentazione di video lunghi, già pubblicati in precedenza. Fa anche un video in cui spiega i risultati che ha ottenuto in un anno di YouTube. Il video ha successo e arriva quasi alle 1000 visual. Così continuò a pubblicare video in cui trasformava anime o cartoni in Minecraft. Porta altri video secondari di videogames con altri content creator, che anche se secondari, sapevano il fatto loro. E arriviamo ai giorni nostri, quando pubblica il video da Face Reveal, in cui purtroppo annuncia di non essere né un coccodrillo né verde. Questo spezza il cuore di molte persone, ma il suo canale continua a crescere fino ad arrivare a 1470 iscritti. Inoltre, per la quarta volta, mostra i risultati fatti su YouTube e le statistiche dei suoi contenuti. Ed è così che Deum sta cercando sempre e sempre cercherà di riportare Minecraft ai suoi tempi d'oro. Tutto quello che una rata di Deum in futuro molto probabilmente ne farà di lui una leggenda. Questa era la storia di Deum, e chi lo sa se un giorno sarà una leggenda di Minecraft come Dream o Technoblade. Per narrare la sua storia, ho visto tutti i suoi video delle statistiche di YouTube, che ha svolto in un vario arco di tempo, e delle informazioni che mi sono procurato su di lui. Detto questo è tutto, e noi ci vediamo ad un prossimo episodio.